Una buona giornata e bentornati a Diario Mattina, svolta nella vicenda della morte dell'afroamericano George Floyd in Minneapolis, negli Stati Uniti. Il procuratore generale del Minnesota ha aggravato l'imputazione per l'agente reo della morte del giovane da omicidio colposo a omicidio volontario, rischiando 40 anni di carcere e ordinato anche l'arresto dei suoi tre colleghi. Per la famiglia si tratta di un passo importante verso la giustizia e i manifestanti che hanno infiammato l'America per circa una settimana potrebbero riconsiderare la condizione di dover limitare le loro proteste dopo questa presa di posizione importante da parte della polizia di Minneapolis. Intanto il capo del Pentagono Esper è uscito allo scoperto, ha preso le distanze dal presidente Trump, sia dalla sua minaccia di usare le truppe per fermare le rivolte, sia dalla sua controversa foto con la Bibbia davanti al una chiesa vicino la Casa Bianca. Tra l'altro, l'opzione di usare l'esercito nel ruolo di polizia è fattibile solo nelle situazioni più urgenti e gravi. Da ieri in Italia si è cominciati con la terza fase dell'emergenza coronavirus, quella dell'apertura di ogni singola regione, quindi ci si potrà spostare da regione a regione, e questo lo ha messo in evidenza il Premier Conte ieri nel corso della conferenza stampa, mettendo comunque in risalto alcuni paletti che dovranno essere rispettati. Lo stesso Premier Conte ha messo in evidenza come ci sono molte situazioni da dover gestire, dall'economia che deve ricrescere, soprattutto anche alla disoccupazione. Parlando del nodo spinoso relativo alla revoca delle concessioni, è possibile che non ci possano essere sconti. L'agricoltura in provincia di Foggia ha subito gravi danni dopo gli ultimi eventi legati al maltempo e adesso si fa la conta e cercare di trovare una soluzione. Dagli la campanina ai TG Blu. Ciliegie spaccate dalla grandine e buttate a terra dal vento, vigneti falcidiati dal maltempo, ortaggi sott'acqua per l'allagamento dei campi, alberi da frutto con rami spezzati. La Puglia dell'agricoltura si risveglia con le ossa rotte dopo gli ultimi giorni di maltempo, che in alcuni casi sono riusciti a spazzare via il lavoro di un anno. Pesante è la situazione nel Foggiano, dove diversi campi di pomodoro sono diventati dei grandi pantani con le piante sommerse dall'acqua. Ma il maltempo ha inferto il colpo di grazia anche alle ciliegie in Puglia, danneggiando la varietà Ferrovia dopo aver falcidiato fino al 90% il raccolto delle primizie Bigorrò e Georgia. E quanto denuncia Coldiretti Puglia, che torna a chiedere l'immediata attivazione dello stato di calamità naturale per un comparto che, assieme a mandorle, frutta come albicocche, pesche per coche, ortaggi e patate, ha subito ripercussioni gravi dalle improvvise ondate di maltempo che si sono abbattute in Puglia a partire dal 24 marzo in avanti. A peggiorare la situazione anche le importazioni di ciliegie dai mercati stranieri che inquinano il mercato immettendo prodotto estero senza indicazione chiara dell'origine e della provenienza. Ultimo, ma non meno importante, l'incidenza che tutto questo avrà sulle tasche dei cittadini. L'appello quindi va alle istituzioni che dovrebbero intervenire attraverso controlli serrati per assicurare la possibilità ai consumatori di acquistare prodotto locale che, non essendo soggetto a lunghi tempi di trasporto, garantisce freschezza e genuinità, soprattutto alla luce degli sforzi che gli imprenditori locali hanno compiuto per garantire un prodotto di alta qualità. Ma a quanto pare le istanze del comparto agricolo sono cadute nel vuoto, dato che una crisi simile si è verificata anche la scorsa primavera ed i problemi non sembrano ancora risolti. Il sindaco di Foggia Landella ha firmato una nuova ordinanza in merito alla terza fase dell'emergenza a coronavirus, mettendo in evidenza che le aree pubbliche e attività artigiane, praticamente bar ed altro, saranno autorizzati a restare aperti fino all'una, mentre la chiusura di tutte le altre attività commerciali sarà entro e non oltre le 21 di ogni sera. Tra l'altro, per la violazione degli obblighi, lo stesso sindaco fa mettere in evidenza che ci saranno relative sanzioni amministrative.
Parliamo adesso di pallavolo, la conferma è arrivata ieri mattina dalla pagina Facebook, la pallavolo Cirignola e la Brio Leggeri continueranno ancora insieme per la stagione 2020-2021 della Serie C donne di pallavolo. Per il sodalizio guidato da Matteo Russo sarà la prima stagione post-coronavirus con la consapevolezza di una stagione di rinascita e di cercare di mantenere l'obiettivo della passata stagione, cioè quello di tornare in Serie B al più presto. Nei prossimi giorni si scopriranno le prime mosse di mercato fra riconferme e volti nuovi. Spostiamoci adesso nell'area garganica, in modo particolare a Manfredonia, dove la riserva di Siponto sarà il nuovo avamposto del Parco Nazionale del Gargano. Salario Servenga. 40 ettari di zone umide costiere sul litorale sud di Manfredonia, nel Parco Nazionale del Gargano, bonificate e restituite alla piena fruizione dei cittadini. È la cosiddetta riservetta di Siponto, aperta per la prima volta ai giornalisti. Un lavoro durato 3 anni, portato a termine da una preziosa collaborazione tra Regione Puglia, Consorzio per la bonifica della Capitanata, e Centro Studi Naturalistici di Foggia, Matteo Orsino. È stato un lavoro, sì, impegnativo e oggi finalmente possiamo presentare alla stampa il risultato di questo impegno. Abbiamo ripristinato 40 ettari di zone umide costiere che per anni sono state occupate abusivamente, un percorso di ripristino della legalità e oggi ci apprestiamo a riaprire l'area al pubblico, attrezzata con percorsi per i turisti, passerelle, capanni, aree di osservazione per la fauna. Nella piccola oasi sarà possibile trascorrere una giornata a contatto con la natura per osservare flora e fauna atipiche della costa adriatica. Tante specie di avifauna come molti aironi, falco di palude, cavaliere d'Italia e tante specie di anatidi che si possono vedere negli specchi d'acqua. E con la vicina oasi Lago Salso chiusa al pubblico, la riservetta di Siponto potrebbe diventare la nuova casa degli amanti della natura e del birdwatching. Noi riteniamo di sì perché ha tutte le caratteristiche per essere facilmente fruibile, vicina alla città di Manfredonia, facilmente accessibile, un'area non molto grande e quindi può essere tranquillamente visitabile da tutti, sostanzialmente. Quindi noi davvero ci aspettiamo molto da quest'area. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Diario Mattina. Vi lasciamo alle previsioni del tempo con Adriano Cotugno di RA News. Le notizie le ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. La prossima edizione del nostro telegiornale stasera alle 19:30 con Diario Sera. Buona mattinata e a più tardi. Con giovedì 4 giugno migliora già velocemente, giornata che vedrà alternanza di nubi e schiarite, temperature che aumenteranno ulteriormente, picchi fino a 26-27 gradi, specie sul Tavoliere, ventilazione moderata dai quadranti sud-orientali. Grazie per l'attenzione, ci rivediamo come sempre venerdì.